Parliamo ora di fotografia, in particolare di un evento dedicato al momento difficile che tutti stiamo vivendo. Il titolo è anche indicativo, Life in the Time of Coronavirus. Allora ne parliamo con la nostra ospite Maria Cristina Valeri, eccola qua, presidente di Roma Fotografi, benvenuta a News 24. Buonasera. Qual è stata l'intuizione e il significato progettuale con cui è stata pensata e rilanciata questa call? Qual è il termine che poi si usa, questo è il termine poi che si usa in fotografia in particolare? Allora, l'intuizione è stata quella di dare la possibilità per la prima volta rispetto ad un evento storico come la pandemia di raccontare il cambiamento che questo evento portava nella vita di tanti cittadini del mondo attraverso la loro stessa testimonianza e non attraverso le immagini, diciamo, interpretate e prodotte dalle grandi agenzie di stampa o dai grandi fotografi. In questo caso i cittadini hanno potuto raccontare, anche per via del lockdown che ha impedito ovviamente l'accesso nelle case di tutti, quello che stava accadendo. Ecco, la call per l'invio delle fotografie si concluderà il 30 luglio. Quali sono i risultati che avete raggiunto? Sì, il 30 luglio alle ore 12 si concluderà la possibilità di inviare le immagini. Ad oggi siamo arrivati a circa 8.000 immagini da tutto il mondo, 8.000 fotografie, dal Nepal all'Afghanistan, alla Russia, alla Cina, al Canada, al Brasile in questo momento ovviamente, e ovviamente l'Europa e l'Italia. E questo patrimonio di immagini verrà restituito al mondo attraverso una serie di eventi e probabilmente diverrà anche dono per l'archivio dell'Istituto Luce. Ecco, e quando e come si svolgeranno questi eventi e dove? Allora, insieme agli altri organizzatori di Roma Fotografia, che sono il Festival di Fotografia Etica di Lodi, il Fotografo, che è la più importante rivista del settore, e la giovane realtà Under 35 TVM Factory, creeremo degli eventi che partiranno il 26 di settembre con una mostra nel comune di Codogno, in gemellaggio con il Festival di Lodi, dove verranno invece proiettati video realizzati e firmati dall'Istituto Luce e da un giovane regista romano Under 35, Roberto Palatella. Ecco, e poi questi eventi si sposteranno da questi due comuni, che sono anche luoghi simbolo da dove è partita tutta la pandemia in Europa, e arriveranno a Roma, dove sono previsti degli eventi molto importanti su tutto il territorio della capitale. E poi come si conclude questo viaggio di Life in the Time? E il viaggio si concluderà con altri eventi che stiamo organizzando in giro sia in altre città dell'Italia che del resto del mondo.